Missione compiuta ed ora fondo Toce. La squadra allenata da Daniele Massoni ha conquistato la finale regionale del campionato di calcio a 11 del CSI. Nonostante la differenza di età media nettamente a favore degli avversari, i verbanesi hanno superato i calci di rigore per 6-3 il San Dalmazzo Parola Sport, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul risultato di 2-2. La finale si giocherà domenica 18 giugno contro il Gargallo. Le due squadre si sono recentemente affrontate nel girone di qualificazione alle semifinali e di la quali si erano imposte i rigori. Festeggia anche la Cordigliera Andina. I sudamericani sono i nuovi campioni regionali del calcio a 7. Dopo il netto 8-1 in semifinale contro i cunesi del GLL Boys, la Cordigliera in finale ha trovato un'avversaria degna del suo valore. Sul neutro di Asti 1-1 dopo i tempi regolamentari. Dal dischetto i sudamericani sono stati più freddi e si sono imposti per 3-2 sui torinesi del Salmone Real. Ora la Cordigliera Andina sogna il tricolore, ma nel frattempo ha nel mirino il titolo provinciale. Domani alle 21 a San Francesco a contenderglielo sarà il San Martino, che nella semifinale ha ancora una volta fatto saltare il fattore campo 3-0 al CSI Gravellona. Altra vittima illustre dopo il Divin Porcello, il Genius Bar Trafiume e il CSI Gravellona. Intanto nel calcio a 5 disco rosso per il Divin Porcello, che abdica dal trono di Regina del Piemonte. Gli ossolani hanno chiuso al secondo posto il gironcino di semifinale. Vittoria di misura 8-7 contro l'R Costruzioni. KO decisivo però ai rigori contro i Raptors per 12-11 dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull'8-8.